Faccio una premessa, perché qui ci dobbiamo parlare anche francamente per quelle che sono le realtà. Quello che vi dico per il costante è che utilizzando questi numeri e con uno sforzo comune dobbiamo fare in modo che l'AMA, la Polizia Municipale, il Servizio Giardini, che sono sostanzialmente quelli che maggiormente devono contribuire al discorso del decoro, facciano di più e facciano meglio. Però chiedo a voi, e ci saranno le candidature, dal 17 parte una campagna intitolata Roma è anche casa tua, rispettiamola, casa nostra, rispettiamola, e questa campagna sarà volta a migliorare i nostri servizi, aumentare le sanzioni e a chiedere una maggiore disciplina dal punto di vista anche dei cittadini, perché il problema è anche che quando viene spazzata una strada a Parigi, quella rimane pulita circa per 12 ore, quando viene spazzata una strada a Roma, rimane pulita circa 6 ore. Quindi sostanzialmente bisogna fare uno sforzo tutti quanti, perché poi in ogni caso dipende anche dallo sforzo che noi riusciamo a fare. Allora, questa è Piazza Bologna. Io credo che qui ci sia un problema aggiuntivo, che è quello che sono accennato. Tra l'altro ringrazio il consigliere Siclari, che ha fatto un suo emendamento specifico per andare a trovare i soldi. Noi adesso abbiamo circa 370.000 euro per intervenire sulla piazza. Questa sistemazione, che tra l'altro usufruirà anche del fatto che sarà presto chiuso sto benedetto cantiere che grava sulla piazza, ovviamente va a creare dei problemi, manca un meccanismo di chiusura, perché per quanto noi possiamo far intervenire l'AMA, per quanto possiamo aumentare la vigilanza delle cose, se questa zona la notte diventa un luogo di bivacco, è chiaro che quella zona non è facilmente governabile. Quindi dobbiamo mettere, aggiungere a questo progetto, e manca un sistema di cancellate. Bravo. Che vengano chiuse, vengano chiuse la notte, vengono chiuse la notte oltre una certa ora, e in più un accordo con i gestori di queste cose, perché si prendono delle responsabilità nella manutenzione, quindi in maniera tale che chi ha questa cosa qua abbia delle responsabilità nella manutenzione. Quindi sulla piazza, secondo me, questo progetto risistema la piazza, ci mettiamo la cancellata per garantire l'ordine e possiamo mettere fare questi accordi. Andiamo invece a Piazzale delle Province. Eccolo qua. Allora, io vi faccio osservare un punto che deve essere chiaro. Queste zone qua, queste zebrate, non sono marciapiedi, sono disegni per terra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo è un compromesso accettabile, probabilmente funzionante, fra il rifiuto di restringere l'area carrabile dove ci si muove con le macchine, e però dare delle indicazioni perché la questione sia più scorribile possibile, perché non è vero che tu più allarghi definitivamente più tutto è facile, perché se per caso da qua si muovono in maniera confusa si rallenta il giro principale. Quindi queste zebrature sono un compromesso accettabile, perché non ostruiscono, se uno si deve fermare momentaneamente si può fermare momentaneamente eccetera, però indicano con chiarezza quello che è il meccanismo necessario per poter fluidificare il traffico. Ci sono alcune correzioni da fare, sicuramente questo marciapiede è troppo ampio, bisogna restringerlo, questo è chiaro, e quindi su questo dobbiamo intervenire per fare in modo che ci sia un restringimento, anche questo dente non serve a niente. Credo che siamo giunti a un compromesso giusto fra quello che è la tecnica stradale, la tecnica automobilistica e altre cose, e quella che è la sensibilità dei cittadini. Quindi diciamo che partiamo su questo versante. Se ci saranno in futuro altre correzioni da fare, siccome non sono diciamo così cose rigide, ma sono zebrature, si possono fare ulteriori correzioni, quindi mettiamo un meccanismo flessibile, leviamo i New Jersey di plastica, sistemiamo definitivamente la strada in maniera tale da avere una situazione chiara. Poi, siccome stiamo lanciando un concorso per rivedere le piazze principali di Roma, vedremo in futuro di elevare il famoso mausoleo che è stato costruito con il un disegno di tipo diverso, perché molte piazze dobbiamo fare in modo che questo prestigio con questo sforzo venga ampiamente recuperato. Per fare questo abbiamo bisogno di regole che seguono tutti, abbiamo bisogno di presenza ovviamente delle istituzioni, delle divise, delle cose, quindi da questo punto di vista tra Polizia Municipale e Carabinieri e Polizia cercheremo di incrementare il massimo
possibile queste presenze e abbiamo bisogno di una grande attenzione alla rete urbana, alla cosiddetta manutenzione e così via, perché questa è la prima immagine del quartiere. Sicuramente Cantiere Metropolitana hanno scosso il quartiere, ma il Cantiere Metropolitana finalmente se ne stanno per andare. Questo è il momento di fare il salto livello che riporti Noventano Italia a quel prestigio e a quel decoro a cui tutti quanti storicamente siete stati abituati. Questo è il nostro impegno. La riqualificazione delle piazze, le riqualificazioni di queste due piazze è un passaggio decisivo, perché è vero, dice certo, poi giorno per giorno, ma ci sono dei momenti simbolici chiari che devono rappresentare il quartiere salto livello. Facciamo della ricostruzione, della ristrutturazione di Piazza Bologna e di Piazzale delle Province il momento, il segnale del riscatto di questo quartiere. Lo faremo noi e lo farete voi in nostra collaborazione, chiamandoci, richiamando la nostra attenzione, protestando, facendovi sentire, ma collaborando insieme con noi a questa grande sfida. Il Noventano Italia deve diventare uno, deve tornare a essere uno dei più bei quartieri di Roma. Grazie.